Buonasera, buonasera. Niente formato, stasera facciamo una chiacchierata e vorrei partire da, da questo sommergibile, no? perché avete visto il Presidente Obama ha detto ma come? Tutta questa emozione nel mondo è giusta per delle persone che a fin dei conti sono... Che sono voluti andare a fare una cosa impossibile e poi invece muoiono migliaia di persone e questa stessa emozione non scatta. Come è possibile? Ho visto che anche Elislein ha immediatamente fatto una dichiarazione dello stesso tipo. Perché non ci emozioniamo nello stesso modo per le migliaia di persone che muoiono nel Mediterraneo? Io credo però che ci sia un un elemento di verità in queste frasi, ma anche una sottovalutazione. E una sottovalutazione di che cos'è, per esempio, l'andamento dei mezzi di comunicazione, di come funzionano. Perché l'elemento più importante, secondo me, che ha scatenato queste emozioni a livello mondiale, è proprio il fatto di aver piegato le telecamere in funzione di quello che stava accadendo. Non si sapeva se erano morti, se si potevano salvare. Quindi siccome i mezzi di comunicazione funzionano come un prolungamento del nostro cervello, cioè noi riusciamo a pensare alla realtà perché abbiamo dei mezzi di comunicazione che ci collegano alla realtà, e allora questa disposizione che hanno avuto le grandi televisioni del mondo, i social, nei confronti di questo sommergibile che era poi saltato in aria per la pressione eccessiva, è quello che ha scatenato questo interesse mondiale. Io penso che quando le persone muoiono, perché cercano di raggiungere le nostre coste, questa morte è un po' data per scontata, è come se fosse già avvenuta. Mentre ecco, la morte del miliardario era in itinere, forse si poteva salvare, c'era cioè una lotta tra l'idea di morte e l'idea di speranza, questi che arrivano verso le nostre coste è come se fossero già morti nella nostra immaginazione. E sono già morti per il modo come noi li raccontiamo. Perché, se noi li raccontassimo come abbiamo raccontato il sommergibile, voi non potreste tollerare quello che accade a pochi metri dalle nostre coste. Voi ve li immaginate delle telecamere che vi restituiscono le grida di quei bambini mentre stanno cadendo nell'acqua? Ve li immaginate? Riuscite a pensare? Dovreste ricordarvi no, di quando c'è stato il terremoto qui nelle Marche e rimasero quei bambini vivi sepolti sotto le rovine di un, di un asilo, di una scuola. Ebbene, io credo che tutti quanti noi abbiamo partecipato con una tale intensità perché erano nostri bambini, cioè noi non riuscivamo a distinguere quei bambini dai nostri figli. Cioè, ciascuno di noi avrebbe fatto qualunque cosa, avrebbe cercato di spostare le macerie, si sarebbe buttato nel televisore, qualunque cosa pur di salvare quei bambini. Ecco, noi disponiamo le nostre telecamere in maniera di non sentire il dolore che viene avanti in quei naufragi. Non lo vogliamo sentire, lo rimuoviamo. Sono già morti. Poi qualcuno si salva, va bene, ma per noi sono già morti. E quindi dovete immaginare l'importanza che c'è nel come disponiamo le telecamere quando, per esempio, raccontiamo la guerra poco prima di ricoverarsi come ho raccontato in televisione per l'ultima volta Silvio Berlusconi mi ha fatto una telefonata era insieme a Vittorio Sgarbi adesso posso raccontare qualcosa di più perché quella telefonata Sgarbi la racconterà domani sul Fatto Quotidiano a conferma che non dico mai sciocchezze che insomma quello che dico corrisponde sempre alla verità bene la cosa che mi ha Colpito, voi sapete quali sono stati i contrasti tra me e Berlusconi, insomma, c'è una lunga storia, ma anche un legame molto complicato, complesso tra chi si rispetta, diciamo, a distanza anche come avversario, anche perché io non ho mai odiato nessuno, non ho mai avuto dentro di me la logica della guerra. La parola guerra mi ha fatto sempre schifo, ecco, in tutte le queste cose. E proprio parlando di questi rapporti con Berlusconi, con Carlo Freccero, con cui io faccio delle conversazioni notturne a luna di notte sulla televisione, no? proprio parlando con lui di Berlusconi, lui mi ha detto: Ma non sai che. Io capisco che noi abbiamo un senso di nostalgia per quei momenti in cui noi ci scontravamo, l'editto bulgaro ci ha cacciato dalle televisioni, cioè vuol dire che non è che ha fatto una cosa da niente. Però, paradossalmente, diceva Carlo, anche la censura portava ad una reazione, ad una reazione politica contraria, cioè lui era forte, aveva il potere, il conflitto di interessi, la televisione, la ricchezza. Ma noi dall'altra parte combattevamo con uguale forza, con uguale energia, cioè riempivamo i palazzetti dello sport, cioè voglio dire, eravamo degli avversari temibili, glieli eh? facevamo di tutti i colori. E Carlo dice: adesso è molto peggio di allora. Adesso è molto peggio di allora quella tensione, quell'energia, quello scontro, quella forma di democrazia malata. Malata. Ma democrazia che c'era allora è come se non ci fosse più, come se regnasse il pensiero unico. Il pensiero unico, un unico modo di raccontare questa guerra. Aprite i telegiornali e c'è un unico modo di raccontare questa guerra. E la notizia qual è? La notizia è che Berlusconi parlava con me del pensiero unico che dilaga nelle televisioni. Fino al punto che poi lui mi ha parlato di tutto, mi ha parlato dei cinesi, mi ha parlato dei russi, dicendo: guarda che tu hai ragione. Cioè, noi non possiamo andare verso un mondo ad una sola dimensione. Bisogna capire chi sono i cinesi, bisogna capire chi sono i russi, e diceva lui, e noi italiani abbiamo tutto l'interesse a inserirci in un mondo multipolare. Guardate, Berlusconi, eh? Che non è anti-americano. Eh? Berlusconi era decisamente filo americano, alla maniera magari dei repubblicani, non dei democratici, ma sicuramente filoamericano. Chiaramente i rapporti con Putin sono scontati, si sa, ma diceva lui, ma scusa, come facciamo noi a separare la Russia dall'Europa? Quindi tu devi venire da noi a fare 4-5 puntate, 4-5 puntate sulla guerra. Perché altrimenti regna il pensiero unico. Oh, sentite Berlusconi che mi dice che regna il pensiero unico. <ride> scusate un attimo, <ride> è una notizia. Solo gli stupidi non capiscono quello che sta succedendo. Nonostante questo pensiero unico che dilaga nelle televisioni. Vi dico qualche, qualche cifra su quello che sta succedendo. Credo che siano che stia dilagando nell'aria un'emissione di calore dalla guerra in Ucraina che è pari a tutte le emissioni di uno Stato come il Belgio, come il Belgio. La distruzione di quel Paese è sistematica. 160.000 edifici distrutti, polvere di cemento diffusa nell'aria, depositi di benzina, di gasolio, distrutti. Vedo 900 fabbriche, 900 fabbriche spianate al suolo, bauxite, tutte, tutte le forme di veleni possibili e immaginabili che voi possiate immaginare, che vanno nelle acque, invadono i fiumi. Il mare di Azov... È un mare dove non c'è più fauna ittica in questo momento, non ci sono più pesci. Questo mentre noi dovremmo lottare contro il surriscaldamento globale. Tutto quello che aveva fatto l'Ucraina per le energie rinnovabili, distrutto. Paleoliche, energie rinnovabili. Un terzo dei campi dell'Ucraina, destinati ai raccolti, distrutto. Completamente distrutto, dighe distrutte, centri di energia elettrica, centrali di energia elettrica distrutte, un paese completamente distrutto. Ora noi dobbiamo farci una domanda: chi l'ha distrutto? Certamente, il principale responsabile lo sappiamo, quello che ha fatto l'invasione. Ma è l'unico mostro che sta creando questa distruzione così totale? Le nostre pallottole non ci sono, i nostri carri armati non ci sono, non stiamo distruggendo anche noi, non stiamo ammazzando anche noi e parliamo di centinaia di migliaia, centinaia di migliaia di morti da una parte dall'altra centinaia di migliaia di madri nelle due chiese separate che vanno a pregare perché i loro figli non torneranno più e altri, altre centinaia di migliaia perché sperano che tornino questo è quello che sta succedendo bene e decine e decine di migliaia che moriranno poi di cancro di tumore per tutti questi veleni che stiamo seminando nell'aria. E qualcuno ci vuole dire che noi stiamo combattendo contro un mostro perché la guerra ha una finalità morale, ci dobbiamo liberare da questo mostro? Ma le guerre non hanno finalità morali. Non le hanno mai avute. Se avessimo avuto una finalità morale quando abbiamo dico abbiamo lanciato la bomba atomica sui rosci, ma avremmo scelto degli obiettivi militari. Avremmo scelto che so, un campo di aviazione che abbiamo lanciato su una città, bambini, vecchi. La guerra era finita, l'avevamo già vinta. Ma bisogna piegare il nemico. Bisogna distruggere il nemico, bisogna piegare il popolo nemico. Perché questa è la logica della guerra, talmente assurda che i popoli di tutto il mondo giurarono di non farlo più una cosa del genere, che non sarebbe più avvenuta, che quella era l'ultima volta, poi il mondo sarebbe vissuto in pace. Questo è il solenne giuramento che noi facemmo e che stiamo tradendo. E allora Putin è responsabile, certo che è responsabile, ma cosa sarebbe successo se dall'altra parte non ci fosse stato qualcuno? Che quella guerra, quel tipo di attacco era pronto a riceverlo e a farlo diventare più grande ancora. Perché le guerre si fanno in due, ma in questo caso non si fanno soltanto in due, si fanno anche con quelli che ci hanno raccontato la storia di Putin che arriva, Zelensky che resiste. Come... No, lì c'erano i missili Stinger. Quando Putin è arrivato con i suoi carri armati, gli Stinger hanno massacrato i carri armati russi, perché erano pronti, erano stati armati e quei missili li hanno dati gli americani. Questa è la realtà dei fatti, ma oggi scopriamo un'altra cosa, ancora più importante. Scopriamo che quando Putin il, credo sia stato il 17 giugno, incontra recente gli stati africani con la delegazione sudafricana a capo, gli mostra un accordo che a marzo del 2022, quindi subito dopo l'invasione, subito dopo che c'era stata quella reazione difensiva e che i carri armati erano stati fermati, viene firmato un accordo. Con la firma degli ucraini, questo ha mostrato Putin recentemente, un accordo che poneva termine alle operazioni militari, con i russi che sarebbero tornati indietro, rinunciando a Kiev, e quindi con la guerra che poteva incanalarsi sulla strada di una trattativa. Chi è che non l'ha voluta questa trattativa? Gli inglesi. Gli americani e l'Europa e noi siamo stati interpellati? Abbiamo detto la nostra? No, noi non siamo stati interpellati, non abbiamo detto assolutamente niente. E poi c'è un'altra cosa che ci porta a un pezzo originale di questo discorso questa sera. Putin è un mostro, ma è un mostro di che? del socialismo o del capitalismo. Questo è un tema molto interessante, per esempio, perché a noi ce lo vendono come se fosse l'erede della vecchia Unione Sovietica, ma Putin non è questo. Putin è figlio del capitalismo che ha sostituito il socialismo in Russia. Il passaggio dal socialismo al capitalismo in Russia è avvenuto perché Yeltsin ha chiaramente dato la sua disponibilità agli americani a demolire quello che era il vecchio apparato statale militare dell'Unione Sovietica, in campo del fatto di essere accettato nelle nazioni del mondo. Alla pari con gli americani, diciamo, entrare in Occidente, quella visione. Che aveva, che aveva Yeltsin della democrazia. Questa transizione fu fatta con l'intervento di quattro grandi cervelloni americani, tra i maggiori economisti del mondo, che hanno aiutato la vecchia Unione Sovietica a traghettare verso la Russia capitalistica. E come? Prendendo pezzi dello Stato, pezzi pubblici, tipo in Italia con le autostrade, con il Benetton, diciamo, prendi pezzi dello Stato e glieli dai agli oligarchi. E gli oligarchi sono quelli che con questa azione violenta di separazione dei beni pubblici dai loro naturali proprietari, che sarebbero il popolo, ai privati, diventa una nazione capitalistica perché così, diciamo, ci sarebbe stato il benessere più generale. Poi da queste scelte derivava, sarebbe derivato, un, un accrescimento, un benessere più grande per tutta la popolazione. Il fatto è che, fino a quando c'era Yeltsin, la situazione era disastrosa, non funzionava più niente. Voi a Mosca, se andavate e prendevate un taxi, io non so se uscivate vivi, perché vi portavano una stradina, vi tagliavano la testa, si prendevano i soldi. Cioè, era una situazione non funzionava più niente. I pensionati scrivevano a Yeltsin lettere di questo tipo: diceva, compagno Yeltsin. Per favore accorcia diciamo così la nostra sofferenza. Non ci portare diciamo, alla lunga. Mandaci una pasticchetta di cianuro invece di tagliarci una volta le medicine, una volta questa, una volta quella, mandaci una pasticchetta di cianuro che noi la prendiamo, la facciamo finita e ti liberiamo della nostra presenza ingombrante. In questa situazione dove tutti si ribellavano, la Cecenia si ribellava, vi ricordate? E interviene questo signore che sembrava insignificante per gli oligarchi, dice vabbè questo è un uomo d'ordine, riesce a portare un po' d'ordine, però insomma alla fine. E invece che fa? Ricostruisce piano piano lo Stato, in maniera spietata la Cecenia la rade al suolo, rimangono solo pochi giornalisti come me a dire ma cazzo tu hai, questi si sta massacrando tutti, bombarda le case dei civili senza... No, nessuno in Italia andava bene a tutti che ci fosse questo massacro in Cecenia, perché tanto conveniva a tutti che ci fosse questo ordine, diciamo, sotto, sotto il cielo di Mosca. Io mi ricordo giornalisti che oggi parlano di Putin come mostro, che in trasmissione mi dicevano: Ma adesso in Russia c'è la democrazia, io dicevo: come la democrazia? Che avevo state a dire? La democrazia è in Russia. No, no, adesso c'è la democrazia, adesso c'è la democrazia, questa è la loro visione, a parte i nostri politici che amavano Putin e io su quello non ci voglio nemmeno andare, perché tanto è una cosa troppo evidente e troppo banale per parlarne con voi questa sera. Allora, il punto è questo, che questo Putin è diventato forte e la forza poi chi te la dà? Te la dà pure il popolo, perché a un certo punto... I popoli, quando sono sfibrati, il caso degli italiani è molto, diciamo, in questo momento abbastanza preoccupante da questo punto di vista: quando sono divisi, quando non c'è forza democratica, energia democratica, che cosa possono fare quelli che sono separati, divisi, scissi? E si affidano al dittatore. E a chi nasce il dittatore è uno che interpreta il popolo. Attenzione, non dobbiamo pensare che i dittatori sono solo violenza. Perché se la pensiamo così non capiamo un tubo e non capiamo poi perché arriva la dittatura. La dittatura arriva perché il dittatore si, si pone come interprete di quelli che nessuno prende in considerazione. Delle periferie italiane, cioè che, che la sinistra si è scordato che esistono, degli operai di Mirafiori, tutte queste cose qua. Alla fine arriva il dittatore o oh, chi ne interpreta il ruolo e diventa rappresentante di queste persone che non hanno voce. Fino a quando tutto questo ha funzionato, ha funzionato pure per il popolo, quando ha cominciato a non funzionare più per il popolo, ecco che viene fuori una cosa importante che dovete capire. Che la Russia e l'Ucraina, sì, sono due paesi che vogliono essere diversi, perché gli ucraini certamente non vogliono essere governati dai russi, vogliono essere indipendenti, quello che vogliamo. Ma sono anche due paesi molto intrecciati. Oggi la situazione è cambiata perché ci sono talmente tanti morti che la separazione è avvenuta. Ma separare i russi e gli ucraini prima di questa guerra era un'impresa quasi disperata, difficile, impossibile: perché parlano la stessa lingua, parlano due lingue, c'è cioè l'ucraino, cioè parlano più russo che ucraino. Gli ucraini, capite che, che, che tipo di popolo è. Ma quando capite questo dovete capire che se io faccio lotta politica a Mosca è come se la facessi anche in Ucraina. E quelli che la fanno in Ucraina questa lotta politica è come se la stessero facendo anche a Mosca. Per cui l'opposizione ucraina fatta in un certo modo può far cadere Putin a Mosca, così come Putin può far cadere, a maggior ragione, i leader ucraini. Noi avevamo bisogno di quei morti, noi Occidente, perché quei morti hanno creato una barriera e gli intrecci che c'erano tra questi due popoli si sono dovuti per forza sciogliere. Adesso eh, una parte è stata qua, ma perfino quelli che parlavano russi, perfino quelli che avevano simpatia per Putin, oggi sono incacchiati neri, hanno avuto morti in ogni famiglia. Quindi la separazione c'è. Ma quello che vi hanno spiegato e vi continuano a dire, che noi ci dobbiamo allarmare, perché Putin, che non riesce nemmeno a conquistare l'Ucraina, può arrivare fino alle, alle fontane di San Pietro, come i vecchi cosacchi, insomma, cioè pronto, già fra poco invade la Polonia, eh, l'Ungheria, non si sa più che fa, ma quello non ce la fa manco a uscire dal Donbass, no, è Hitler, hanno deciso che Putin è Hitler. Invece il problema nasce dal fatto che Putin, quello che ha fatto, lo ha fatto per la sua debolezza, che questo accerchiamento che stava subendo, perché piano piano la Nato, come dice il Papa, stava spostando le sue armate in posizioni offensiva, ma quello che dovete capire è che non era un'offensiva contro la Russia. Il problema di Putin... Ne veniva di conseguenza perché vuol dire che lui non contava un benamato. amato e siccome non contava un benamato, amato, ecco che Putin ha dovuto dimostrare: No, io conto, vi invado perché altrimenti qui mi buttate giù. Fra poco mi mettono il siloca dietro le spalle qui in Russia se io non faccio qualcosa. Ma quelle armi che si spostavano non erano contro Putin, erano contro la Corea ed erano contro la Cina. Perché è successa un'altra cosa strana nel mondo? La cosa strana che è successa nel mondo è che i cinesi sono diventati capitalisti e liberisti e hanno cominciato a sfidare gli americani sul loro terreno fino a quando perdevano o comunque si arrangiavano. Andava bene a tutti. A un certo punto, scacco matto. La Cina si è presa l'Africa. E badate che la Cina si stava prendendo un po' anche l'Ucraina. Per cui Putin ha dovuto reagire pure contro i cinesi, perché i cinesi i porti ucraini li bramavano, perché avevano bisogno di un porto in Europa. L'avevano cercato Amsterdam, come sapete, o come qualcuno di voi sa. Ma quelli ucraini erano a portata di mano. Ecco che Russia e cinesi non sono così amici, sono diventati per forza. Ma... La loro ostilità è tradizionale, non è che sono proprio fratelli di sangue. Eh? Il protezionismo, fatto come? Con la guerra. Perché il protezionismo crea un muro tra l'Occidente e l'Oriente. Quel muro che Silvio Berlusconi capiva che era una fregatura per noi europei. Ma adesso noi dobbiamo parlare di un'altra cosa. Che cosa succede? durante l'emergenza a tutti noi. Quello che succede durante l'emergenza a tutti noi si può sintetizzare in un'immagine. La pandemia. Due anni di pandemia. I dieci uomini più ricchi del mondo avevano 700 miliardi di patrimonio. Dopo due anni, 1.500 miliardi. In Italia... 95% della popolazione si è impoverito, il 5% si è arricchito, quelli che già erano più ricchi durante la pandemia. In questo momento voi vedete i telegiornali della Meloni, tutta sorridente, tutti uguali i telegiornali, quindi siamo tranquilli a posto. L'Italia va bene, l'occupazione va bene, tutto va bene. Sono spariti 25 miliardi di. Dai vostri conti correnti. 25 miliardi, siamo più poveri di 25 miliardi da dopo la guerra, a oggi. Allora noi dobbiamo cercare di capire come funziona questo meccanismo. Come si fa a diventare miliardari. Una volta, magari da queste parti, ci avevate degli amici che erano partiti, erano diventati miliardari. No? solitamente perché costruivano palazzi, poi ne facevano due, poi tre, poi quattro con la cazzuola, tutte queste cose qua, eccetera, no? Vi ricordate? E vi ricordate la canzone di Gabber? Un'idea è soltanto un'idea, se potessi mangiare un'idea, eh? Ve lo ricordate che non si può mangiare un'idea, diceva Gabber. E quello che succede oggi è che le idee si possono mangiare. E come si possono mangiare se le cucinano le banche? Se le banche cucinano le idee, voi le mangiate. Come è nato Elon Musk? Con le banche. Aveva i soldi? No, aveva le idee. Ma queste idee sono diventate travolgenti sui mercati finanziari quando le banche le hanno fatte diventare una realtà. Finanziaria prima di tutto, eh? non ancora la Tesla, non ancora il prodotto. Nel mondo l'importanza dell'economia finanziaria, cioè quella di carta, quella che scommette sulle idee, che scommette sul futuro, è 30 volte superiore a quella del prodotto delle fabbriche. 30 volte superiore al prodotto delle fabbriche, chiaro, no? Prendiamo il gas, quello che va fregato, i 25 miliardi. Allora voi che cosa pensate? Che siccome Putin ha invaso l'Ucraina, i gasdotti, vabbè, a parte quelli che hanno fatto saltare i aria agli americani, guarda caso, insomma, che legavano la Russia all'Europa, perché noi con la, con la Russia dentro siamo una potenza superiore agli americani. Questo è un punto che ci dobbiamo chiarire bene. Con la Russia fuori siamo un'altra cosa. Una cosa diversa, perché non abbiamo la forza energetica che la Russia può portare allora, siccome noi hanno fatto quello, noi andavamo al mercato dei fiori la mattina, diciamo quanto costa oggi un metro cubo di gas, costa tanto e allora l'applicavamo alle vostre bollette e quindi, quando poi scendeva, noi prendevamo su e quindi poi il mercato bilanciava. No, non funziona così. Mi dispiace deludervi, non funziona così funziona con quell'economia di carta che dicevamo prima. Si chiamano certificati futuri. Quindi il prezzo del gas non è determinato da quanto costa il gas la mattina che vado al mercato a comprarlo, ma viene determinato da tutti i movimenti finanziari che sul gas avvengono e che sono dominati dagli americani e dagli inglesi. Questi mercati finanziari e quelli fanno il prezzo del gas, cioè quanto costerà il gas fra sei mesi, fra dodici mesi, chiaro? È quello che determina il prezzo del gas oggi. E sapete chi ha a che fare con le energie fossili? Al 95%. Tutte le azioni più importanti le detengono le banche. Le banche. Sono le banche che danno 7 euro di investimento a tutti quelli che consumano il fossile nel mondo e che sono responsabili per il surriscaldamento. Anche noi lo siamo, eh? Cioè, noi possiamo abbassare di un grado la nostra aria condizionata e abbiamo un'incidenza: 30%, 70%. Sono questi altri qua, questi soldi qua quelli più forti, quelli governati dalle banche, quelli governati dalla speculazione finanziaria. Sono loro che distruggono il mondo, che stanno distruggendo il mondo. Però sono molto appassionati della green economy, no? Perché anche quelle sono idee. Ok, 7 euro li mettono sul fossile, 2 euro li mettono sul green, cioè sulle cose verdi sulle energie rinnovabili. Ma che succede se io metto 7 euro da una parte e 2 dall'altra? Che se il fossile va male, secondo voi gli fallisce? E bang. Quindi, il mondo si surriscalda grazie all'azione di questo sistema, ma noi per esempio la Total che è il diciannovesima nella graduatoria di quelli che inquinano di più il mondo, non la possiamo tassare per tutti i disastri che sta combinando nel mondo. Non la possiamo tassare, perché altrimenti ci crolla il sistema bancario. l'Europa investe nelle energie, nelle energie nuove, alternative, un quinto di quello che ci vorrebbe per fermare il surriscaldamento globale. E a chi vanno questi soldi? Ai privati, tutti ai privati eh, 90% di questi soldi va ai privati. Quindi rientriamo nel gioco di prima. La Meloni, diciamo, improvvisamente eh, ha ricordato di essere una che era molto ostile a queste cose qua. Era ostile in chiave anti-europea la Meloni, no? Perché lei voleva tornare allo Stato nazionale. Perché, diciamo, quando stanno all'opposizione questi qua sono tutti portati a fare delle cose un po' diverse. Sì, certo, il MES vorrebbe quasi mostrare a quelli che ci hanno creduto, che l'hanno votata, che ancora lei resiste su questo terreno del debito no? e cerca di non farsi intrappolare dal debito. Perché è così importante il debito? Perché noi siamo un'Europa, una strana Europa. Ci abbiamo affidato al mercato la, re, la regolazione dei rapporti, perché noi non siamo un vero Stato europeo, soprattutto non facciamo quello che un grande Stato federale dovrebbe fare, cioè battere moneta. Perché quando servono i soldi magari si fa andare un po' di più avanti la moneta, e quando invece non è necessario si tira un po' indietro. Noi questa. Elasticità che uno Stato ha non ce l'abbiamo e in qualche modo abbiamo bloccato anche l'elasticità dei singoli Stati. Allora un rumeno guadagna 300 euro nel suo Paese al mese, chiaro? È evidente che se io creo un mercato comune e io imprenditore posso andare a mettere una fabbrica in Romania, la metto perché pago soltanto 300 euro questo operai. In Irlanda si pagano 12% di tasse, no? È evidente che se io posso spostare le mie ragioni fiscali in, in Irlanda, diciamo, guadagnerò, come potete pensare, sul piano fiscale. Ma questi fanno tutte e due parti dell'Europa. Allora come fai a tenere insieme una situazione così diversa e a considerarla parte di una stessa patria, per usare il termine di moda, Col debito, ecco cosa ci tiene insieme. Noi in Europa siamo tenuti insieme dal debito. Per cui il problema che ha la Meloni adesso, io non sono come quelli vedete, che criticano questo governo per qualunque cosa, a parte la Santa forse non doveva manco diventare ministro, quindi è anche giusto magari in quel caso lì chiedere le dimissioni. Ma Ogni cosa che fanno dimetti, 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 è diventata una barzelletta, sta cosa di missioni che dovrebbe essere usata con una certa prudenza. Quindi, io non penso, non penso assolutamente in questa maniera. Ma quello che penso è che il nostro debito pubblico è arrivato a 150 dal PIL, e prima o poi il nord d'Europa ci verrà a chiedere conto. Noi certo stiamo facendo fronte, voi ci il nipote, il nonno prende i risparmi, gli dà il nipotino, ecco perché e compra il motorino, questi sono i 25 miliardi che stanno, cioè facciamo fronte, non siamo un paese, siamo un paese di risparmiatori, quindi nel risparmio troviamo la ragione per far fronte a questa situazione, che comunque se voi vi andate a contare i soldi in tasca... Oh, ha ragione la Meloni, o c'ho ragione io, eh, su quello non ci ricordo, uno deve prendere i conti e metterli sul tavolino e cominciare a dire, fammi quanti ne avevo cinque anni fa, qua, quanti ne ho oggi e vediamo se siamo andati avanti o andati indietro. Com'è possibile <ride> andare avanti quando il mutuo della casa, diciamo così, è aumentato di 400-500 euro e com'è possibile se io prima mi potevo comprare una casa di 200.000 euro, Oggi me ne posso comprare una di 150.000, o, o facciamo i conti, oppure siamo qui davanti a Fatima che aspettiamo il miracolo. Cioè i casi sono due. Quindi cosa succederà? Quando arriveranno i conti di questo debito? E qui in Italia non abbiamo nessuno che va lì a fare un'operazione di contrasto serio perché sono tutti dispersi e non pervenuti perché poi alla fine di questo, in questo mondo così compatto dove il margine della politica si riduce quelli che gestiscono sono i tecnici poi alla fine chi l'ha presa per mano l'ha portata a Bruxelles, a Meloni è stato il solito Draghi e voi sapete come ragionano i tecnici no? i tecnici è facile come ragionano cioè quando c'era Monti Potevate fare i debiti? No, potevate fare i debiti, no. Monti non si poteva fare una linea di debito. Chi faceva una linea di debito era un delinquente, bisognava ammazzarlo subito sul posto. Tanto questa era la situazione con Monti. I greci, i nostri amici greci, un piccolo paese che, che poteva essere aiutato dall'Europa non con una mano, con il dito più piccolo, col mignolo dell'Europa. Li abbiamo costretti a inginocchiarsi, a chiedere pietà. E poi li abbiamo umiliati, licenziamenti, go, pensioni, tagli morti, feriti, moribondi. Abbiamo distrutto un partito socialista che aveva appena preso in mano le redini di quel paese e ha dovuto portare avanti una politica di forte sacrificio per la popolazione, ma fortissimi. Perché? Perché niente, non si dovevano fare debiti. Poi è arrivato Draghi e invece tutti i debiti che volete. Ma scusate, sono due tecnici, no? Una volta uno mi ripara il lavandino che non esce più una goccia d'acqua e un'altra volta niente, c'è cioè la casa allagata. Com'è questa situazione strana? Perché, diciamo, contano quegli interessi che sono lì consolidati. Interessi lì consolidati. Che sono quelli che porteranno nel 2050 il Bangladesh, forse a scomparire, l'Indonesia a essere seppellita dalle acque. Chiaro? Queste sono le previsioni. Sapete quanti migranti climatici previsti per il 2050? Due miliardi e mezzo. Due miliardi e mezzo. Ma che cacchio dite? Ma adesso io vedevo ieri sera del debito. Ma voi lo vedete? Che mo se la prende con i condomini, con le case occupate, perché non sanno più che cavolo dire, cioè sono triplicati gli sbarchi. Ci sono la Meloni e Salvini al governo. Cacchio fate, no? Ma stiamo da otto mesi e da otto mesi che fate? Come fate a fermare questo? Come fate con le vostre idee a fermare questo? La Meloni dice. Con il piano Mattei, ma non ti vergogni di chiamare Mattei in causa? Ma Mattei è quello, <ride> ma scusate, Mattei, Mattei, è quello che è andato a fare alleanze con l'Africa in una chiave anti-americana, è andato a fare l'alleanza per il primo a creare i ponti con la Russia. E voi dite che noi il gas russo non ci interessa, ci avete detto. E lo chiami piano Mattei, ma chiamalo piano, non so, benito, chiamalo come vuoi, <ride> ma noi chiamiamo piano Mattei per grazia di Gesù, no? Eh, chiamalo un altro nome, perché i paesi di questo piano Mattei, lei è andata in Libia e tutti i telegiornali all'unisono hanno detto che hanno firmato un accordo importantissimo, no? Che fra poco voi non avrete più problemi, non so di che tipo, approvvigionamenti vari, più i migranti che non arrivano più. Ok, peccato che gli attuali governi libici non possono firmare accordi. Vi do sta notizia, controllate se è vero. Non possono firmare accordi per la situazione che c'è in quel paese. E che situazione c'è in quel paese? I turchi, i russi. Gli americani in maniera surrettizia hanno distrutto quel paese. E quel paese, come cavolo, è stato distrutto con la pretesa di portare la democrazia in Libia. Eh? L'hanno bombardato perché doveva essere un paese democratico. Bel risultato. Va bene? Bel risultato. Vogliamo parlare dell'Iraq? Ma non ne parliamo. Non ne parliamo dell'Iraq. Però perlomeno, perlomeno, scusate, quando i telegiornali vi fanno vedere la lotta delle donne iraniane, che è una delle cose più belle, forse, che ci sia nel mondo in questo momento, no? Cioè, veramente una lotta vera, importante, di gente che rischia la testa ogni volta che scende per strada, ma vi dovrebbero dire che abbiamo fatto una guerra in Iraq, che abbiamo deposto Saddam. Che comunque sì, era un dittatore, ma quello stato era uno stato laico nel quale convivevano tutte varie religioni. E qual è la religione che è diventata dominante in Iraq? Quella sciita, quella sciita che sono quelli che perseguitano le donne iraniane per le quali i nostri telegiornali si battono. Allora, in quel caso là si poteva fare? Perché si poteva fare? Perché c'erano le armi e le istruzioni di massa, che poi si è scoperto che non c'erano. I bambini sono stati uccisi, ma non ce ne fregava niente, perché non le vedevamo le immagini, come le stiamo vedendo, per esempio, in Ucraina, a ripetizione. I bambini che hanno messo le mani lì, no? Nei rifugi, che sono morti dentro i rifugi, hanno lasciato le impronte lì, non le abbiamo visti, no? Vedevamo questi razzi nel cielo, sembrava la festa del santo padrono di San Benedetto. Eh? Un mio collega montatore, il RAI, aveva montato per sbaglio un morto vicino a un carro armato e è sceso il direttore a dirgli no, guarda, leva il morto, qui non si devono vedere i morti. E com'è finita quell'Iraq? Che manca una carta di credito funziona. Dovete passare un attimo dagli Stati Uniti per vedervi accettare una carta di credito. E chi comanda sono le milizie della guerra. Di che cos'altro vogliamo parlare? Iraq, Libia? Volete parlare del Kosovo? Che ho letto sul Corriere della Sera che Putin è stato il primo a violare il principio dei confini di uno Stato, cioè per rivedere i confini di uno Stato. E il Kosovo che cosa è stato? Che per tutelare la minoranza albanese abbiamo rivisto i confini, i confini della Serbia. L'abbiamo rivisto o no? con i bombardamenti fatti peraltro da un presidente del Consiglio ex comunista, che ha bombardato, ha bombardato la Serbia in maniera illegale, illegale. E ancora lì eravamo in pochi che urlavamo contro l'illegalità. L'Ucraina siamo ancora in meno, perché è chiaro che con tutto questo pensiero unico di immagini devastanti e questo dolore che i primi a sentire siamo noi. Perché domani rivedrete quelli che ve le fanno vedere, che si sono scordati del perché c'è stata quella guerra e di quali effetti potrà produrre. Quali effetti? Che cosa stanno cercando di fare oltre quello che vi ho già detto? Dove vogliono arrivare? A che cosa? A far cadere Putin? Vediamo cosa succederà dopo. Altro che Iraq, 170 etnie ci sono in Russia. Destabilizzare la Russia, vediamo che cosa accadrà. E cavolo, e io dico sì, va bene, siamo tutti per gli ucraini. Io sono per gli ucraini, porca miseria, perché sono stati invasi. Ma non ho capito, ma pure Dubček fu invaso, va bene? E Dubček, che era un signore del quale dobbiamo avere un grande ricordo, disse: No, un momento, io. Preferisco che il mio paese rimanga integro. E noi dobbiamo sapere che lui non ha combattuto, ma oggi sia i cechi che gli slovacchi fanno parte dell'Europa. Io mi affido ai più giovani fra noi. Guardate quello che succederà. Vedrete l'Ucraina quando diventa Europa veramente, il paese che era fino a poco tempo fa il più corrotto del mondo e che è in mano anche a persone corrotte che stanno facendo della guerra il terreno dei loro affari. Vedremo quando Zelensky diventa europeo. Per il momento non gli ho mai sentito dire come un cittadino europeo dovrebbe dire io mi impegno solennemente a rispettare le minoranze di questo paese, a far parlare la lingua che queste minoranze vogliono parlare e a riconoscere al Donbass il diritto di autodeterminarsi. L'ha detto fino adesso. Non l'ha detto, ha preso a pesce in faccia pure Papa Francesco per non pronunciare una frase di questo tipo. E badate, e badate, che non l'ha detto. Non l'ha detto, non perché sia cattivo Zelensky, perché Zelensky è il meglio che c'è da quella parte lì, ma perché se lo dice, quelli che c'è accanto gli dai la testa. Ora io la cosa che trovo più stupida in assoluto in tutta questa vicenda è che tutti sono convinti che non succederà niente di gravissimo, che nessuno userà mai una bomba atomica, io non capisco come facciano a essere sicuri. Perché la sicurezza ti può essere data soltanto dal fatto che quelli che controllano la situazione abbiano un controllo pieno della situazione, ma in questo momento la guerra ha indebolito Putin. Putin non controlla tutti i russi, come avveniva fino a poco tempo fa, e Zelensky non controlla tutti gli ucraini che fanno atti terroristici che lui non ha voluto per condizionarne il comportamento. Come cavolo facciamo a vivere sicuri che non succederà qualcosa di terribile? Come fate a essere sicuri? Quando un sommergibile girava intorno a Cuba all'epoca della famosa crisi di Cuba. E un cavolo di nave americana arriva lì e butta delle bombe di profondità a salve. Ma quelli sul sommergibile non lo sanno, pensano che siano vere. E armano i missili. Missili che sarebbero partiti contro gli Stati Uniti, chiaro? Chiaro il concetto? Per fortuna c'era. Un secondo di questo comandante russo dice no, ferma un attimo, queste magari sono bombe, sono bombe che non sono vere. E se non ci fosse stato quello? E ci fosse stato soltanto un altro scemo come il comandante? A quest'ora è saltato in aria tutto il mondo. Come facciamo a essere sicuri? E perché non capiamo che poi questa guerra non la pagano i ricchi? Non la pagano i miliardari, non la pagano gli speculatori, ma la pagheremo noi quando verranno a dirci che dobbiamo rivedere il nostro sistema sanitario, magari per le autonomie differenziate. E come pensate che funzioni l'autonomia differenziata? Come la green economy? Chiaro, gli diamo i soldi ai privati per fare la green economy. Quindi dove ce l'hanno le strutture per avvantaggiarsi di questo? A Milano. E vedrete che a Milano se ne avvantaggeranno i privati. Ma voi l'attacca, ve la dovete segnare quanti giorni vi chiedono, eh? Ve la dovete segnare, perché io non accetto più che noi abbiamo a che fare con dei governi che promettono tutto, il contrario di tutto e poi dopo. Dimmi quante cavolo di case popolari hai fatto, quanti asili hai fatto, lascia pedro, occupazione, no? tutte cose difficili da controllare. Dimmi quanti giorni ci metto io per avere una tacca. E quando finalmente vedrò che vado e il tempo di attesa è ragionevole, dirò che tu sei un buon governo perché hai fatto le cose giuste. Ma prima di allora, che ci stiamo a prendere per i fondelli? E l'ultima cosa, allora poi c'è cioè la domanda che sempre vi fanno, va bene così, eccetera, eccetera, allora perché, eh, che so, i 5 Stelle già ci sono, che sono un po' contro la guerra, un po' sì, un po' no, cioè, dipende, a giorni alterni, i 5 Stelle sono a giorni alterni, cioè quando si svegliano a 4 Stelle, quasi svegliano 5 Stelle. Quindi dobbiamo... Beh, insomma, si sono appena astenuti su una mozione importante al Parlamento, Parlamento europeo. Non mi sembra proprio il massimo della coerenza, però io no, io sono contro, basta, cioè io sono contro le armi, non, non può esserci nessuno spazio possibile per cambiare questa mia opinione in materia. Penso che siano dannose, dannose, devastanti. E i loro effetti saranno comunque negativi. Ora... È verissimo, così aumentiamo il tasso di polemica. L'opinione pubblica contraria è molto vasta, molto superiore a quella che vota per questi partiti, che pure dovrebbero interpretarla. Questi partiti la vogliono interpretare? Bene, è compito loro aprirsi, aprire un dibattito, aprire una discussione, aprire le loro file a persone diverse. Cioè, tutto questo è nel compito della politica creare finalmente una situazione che sia pari alla gravità del momento che stiamo vivendo. Questo è quello che io chiedo. È troppo? No. Se Conte lo fa, se lo fa la Schleider, se si aprono anche con le loro idee e eh, perfino la Schleider ci spiega bene quello che, perché dobbiamo fare quello che lei ritiene che sia giusto fare, ma in un discorso aperto. Quello che vedo io è che non sono usciti da questa logica dell'ordine del discorso, va bene? E se volete, una prova evidente di tutto questo è la RAI, la televisione, il servizio pubblico. Cioè noi adesso diciamo che la Meloni lo sta rendendo omogeneo, ma era già omogeneo prima, era già omogeneo prima, durante la pandemia c'era qualcuno che per esempio poteva dire qualcosa di critico sulla pandemia, un telegiornale. Ma scusate, ma i telegiornali voi li vedete? Sì, io immagino di sì, perché lo vedono tutti gli italiani, no? Non potete dire no, almeno una volta ogni tanto lo guardate. Ma voi avete mai visto, per esempio un'intervista, Mettiamo il giorno del voto, no? Il giorno in cui si vota. Il 60% degli italiani non va a votare. 60 è l'ultima amministrativa. Loro fanno interviste dalla mattina alla sera e tutti quelli che incontro dicono lei che fa? Vado a votare! <ride> <ride> lei che fa? Vado a votare! <ride> Cioè, avete mai visto uno intervistato per stare, dice no, io oggi sono incazzato a votare non ci vado". Vale. Avete mai visto no. Allora, questo è il modo di raccontarvi la situazione che c'è, che vale per l'Ucraina, per le cose più serie, per l'economia, eccetera. Ora dico, la sinistra, in particolare il PD, cioè più degli altri, ma anche 5 Stelle, hanno avuto la possibilità di creare qualche cosa di diverso là dentro, no? Hanno avuto la possibilità di spaccare, di metterci qualcuno che scompigliava i giochi, non l'hanno fatto, perché? Perché poi alla fine questo discorso del tecnico che risolve i problemi è un discorso che riaffiora rispetto alla politica. Sto Minenna, chi è? Per esempio, avete visto? No, mo coinvolto in una roba di corruzione. Ok. Era un tecnico, considerato bravissimo da tutti, eccetera, eccetera. Adesso non lo so se è colpevole, magari non lo è, non è che dobbiamo stare qui, io non sono forcaiolo e, e se, sono sempre per aspettare gli esiti dei processi. Però sta storia delle macchine, che questo prendeva le macchine che venivano sequestrate all'agenzia e le dava ai politici, ragazzi. Ai politici? Tu che vuoi la Porsche? <ride> cioè, non lo so se è un reato, non lo so se è un reato, certo lo schifo, eh. Non sarà un reato, se ne frega. No? Allora il punto è che è chiaro che ci vuole qualcosa di nuovo. È chiaro che se continuiamo così non andremo molto lontano. Lo faranno quelli che ci sono, i partiti che ci sono? Per me questa è la cosa auspicabile, perché fare nuovi partiti è sempre una roba troppo faticosa e potrebbe essere anche inutile. Però solo se questi partiti diventano macchine per aprirsi alla società, non per chiudersi alla società, per scegliere i migliori, voi dovete pensare a un elemento che ci dice come la nostra realtà è una realtà totalmente chiusa. Sono i giovani che se ne vanno. 150.000 giovani all'anno che se ne vanno da questo paese. Allora sì. Grillo dice che non vogliono fare i camerieri. Io non credo che il problema sia che non vogliono fare i caminieri. Il lavoro rimane un centro di dignità per l'uomo. E non è bello, diciamo, essere pagato senza avere un compito nella società. Ce n'hai diritto, sono d'accordo con Grillo io su questo. Eh? Perché tu non puoi togliere la dignità a una persona. Non gli puoi togliere la dignità. Non lo puoi condannare alla miseria. Però gli devi offrire una possibilità seria per realizzarsi lavorativamente. Perché poi anche sta cosa, l'intelligenza artificiale, abolirà tutti i lavori, non ho capito, ma se noi dobbiamo piantare gli alberi per far fronte al surriscaldamento, ma come li piantate gli alberi qua con l'intelligenza artificiale? Io vorrei capire, ma qui ci sono tanti lavori che si possono creare, inventare. Ma certamente che noi formiamo 10.000 medici in Italia, giovani, e li mandiamo in Europa e ci mancano i medici negli ospedali, vuol dire che se se ne vanno è perché sanno che qui carriera non la faranno, si troveranno di fronte alle camarille, si troveranno di fronte ai partiti, si troveranno di fronte a infiniti ostacoli per la loro crescita personale. Allora io posso anche fare il cameriere. Se lo faccio in Inghilterra, perché in Inghilterra non muoio cameriere, mentre in Italia muoio cameriere e questo è un punto sul quale noi dobbiamo rompere questo schema della società italiana. E lo dobbiamo fare a partire, a partire dalla politica. Noi abbiamo il dovere, in una situazione come questa, di non rimanere inerti. Ci sono delle responsabilità umane per quello che succede e nessuno di noi può stare fermo. Ora, se questo segnale ci viene dai leader che ci sono, che si siedono a tavolino, aprono le loro organizzazioni e chiamano la gente a combattere, innanzitutto per la pace, perché se non viene la pace, tutti questi discorsi che ci stiamo facendo... Anche sul lavoro, sono inutili, sulle case popolari, sugli asili. Sono inutili perché la pace è la condizione della crescita per l'Europa e per il nostro paese, oppure, secondo me, qualcosa di nuovo andrà fatto. Anche per aiutarli a fare qualcosa di nuovo, quelli che ci sono, non contro di loro, perché ne abbiamo sentiti troppo di vaffanculo e con i vaffanculo non si costruisce niente. Si deve costruire l'unità di tutti coloro che vogliono fare qualcosa di buono per salvare il genere umano, perché il genere umano, non il pianeta come dice qualcuno, ma il genere umano e la natura come noi la conosciamo, è veramente a rischio. Grazie. Grazie.